Bentornati a tutti. Oggi è martedì, 25 aprile, 2023. Di seguito la previsione dell'oroscopo di Paolo Fox. Oroscopo Cancro. Pigri e inconcludenti, nulla di nuovo sotto questo cielo, così vi descrivono i testi di astrologia, senza tralasciare le vostre doti, creatività, introspezione, ipersensibilità. Il guaio è che quando si tratta di prendere decisioni nicchiate, prendendo tempo col rischio di farvi scappare l'occasione sotto il naso. Oggi per esempio di opzioni ne avreste parecchie, una scappata al mare o al lago con gli amici, qualche ora di straordinario ben pagato, opportunità di farvi una buona clientela tenendo aperto la vostra attività. E invece tra un sì, un no, un forse? Finite per non farne un bel nulla, dando ancora una volta ascolto al vostro astro guida, la Luna, indecisa e imbronciata in dodicesima casa. Attenti, ogni lasciata è persa, come sosteneva Tiziano Terzani, una buona occasione nella vita si presenta sempre. Il problema è saperla riconoscere. Il futuro, il desiderio di cambiare presto vita, un futuro migliore. Quello che segue avverrà nel futuro, avverrà. Cambiamenti in atto, novità in arrivo, destino che si predispone. Amori possibili a condizione di vedere lontano e con maturità. Sentirai il bisogno di isolarti, di riflettere. Gli altri non ti capiranno. Ma non è necessario che lo facciano, basta che tu hai fiducia in quello che fai. Oggi un sogno potrebbe avverarsi per alcuni di voi, Giove vi assicura l'esito positivo per tutta la giornata. Potreste avere notevoli soddisfazioni. Non siate sempre sul chi va là. Provate a distendervi e ad affrontare tutto con maggiore serenità e guardando la realtà sotto una luce e aspetto diverso. Buone prospettive per il lavoro autonomo che potrebbe avere delle occasioni irripetibili. È necessaria una forza rigeneratrice eccezionale, ne siete pienamente capaci e in grado di sostenere qualsiasi sacrificio. Ponete attenzione solo al fatto che i vostri sforzi devono essere mirati e concreti. Purtroppo il ritorno di un amore è lontano e non state vivendo proprio un periodo positivo per l'amore. Non attendete chi non torna. Oggi ponete particolare attenzione nel compiere i vostri doveri. Potreste distrarvi facilmente e combinare qualche pasticcio. Cercate di risparmiare. Se vi scoprite sognatori e l'amore bussa al vostro cuore, non sprecate tempo ed energie dietro chimere. Ma rinsaldate i buoni principi e restate sul concreto. Solo chi avrà il coraggio di osare e fare per primo il passo giusto oggi vedrà realizzato il suo sogno. Oggi tendete a fare scenate, perché non le evitate e pensate positivo cercando di impegnarvi in qualcosa di utile che vi tenga impegnati? Vedrai solo l'aspetto positivo delle cose. Sentirai il piacere di provare sentimenti nuovi e intensi. Il vostro perfezionismo sul lavoro vi ha fatto apprezzare da chi vi conosce, attenzione però al rischio di perdervi in un bicchiere d'acqua. Se avete la sensazione che vi sia stato tolto qualcosa, a partire da oggi vi sarà restituito con gli interessi. Vi sentirete molto appoggiati in questa giornata, poiché le persone che vi sono intorno concordano con i vostri pensieri e con le vostre idee. Il fascino andrà incrementandosi e potrete contare su un periodo sereno in amore. Vi attende una giornata lievemente faticosa. Giove continua infatti ancora a contrastarvi rendendovi meno fluidi i rapporti col prossimo da tutti i punti di vista. A soffrire di più è senz'altro il campo familiare che vi chiede impegno e la necessità di risolvere alcune questioni forse di carattere patrimoniale. Vi aiuterà oggi una splendida luna nel vostro segno. È opportuno lasciar decantare adesso alcune situazioni e affidarsi alla riflessione che ne consegue. La vostra forma fisica non desta preoccupazioni, ma fate attenzione a non eccedere nei piaceri della buona tavola. Luna imbronciata in dodicesima casa, ma a tirarvi su il morale provvede l'amico Nettuno negli acquatici pesci che la bacchetta con una quadratura. A bacchettare voi invece di rimando provvede Giove sempre generoso ma in positivo in Ariete allo Zenit. Sarà probabilmente il vostro capo che vi reclama al lavoro anche oggi, oppure una persona di famiglia che si mette di mezzo avanzando richieste o imponendovi alcuni diktat. Amore ed Eros. Sentimenti nelle retrovie,
Forse perché delusi da una situazione che non vi convince trasformando radicalmente il giudizio che vi eravate fatti su quella tal persona. Affetto in famiglia, a patto che accettiate le regole senza contestarle, in sintesi nessuno vi darà una mano se non sarete voi a darla a voi stessi. Realizzate oggi una consonanza d'intenti con la vostra dolce metà nell'organizzazione concreta di un vostro viaggio futuro. Nettuno, dio dei viaggi, è costantemente al vostro fianco, specie se appartenete alla terza decade. Mercurio in Toro, invece, vi promette di recuperare con la pianificazione del prossimo weekend il tempo che non potete passare ora col vostro partner. In special modo se siete nati nella seconda decade. Lavoro e denaro? Tutti in vacanza o quasi, tranne voi impegnati col lavoro per varie ragioni. Se il capo siete voi, i vostri dipendenti sono in vacanza, si prendono ferie mentre voi, carichi di responsabilità, non ve lo potete permettere. Non dissimile per la situazione invece per chi un capo ce l'ha ma stavolta le ferie non le concede perché in vacanza ha deciso di andarci lui. Tanti sospiri pensando al mare, al lago, alla campagna ma oggi non se ne parla nemmeno. Vi consoli che domani andrete in manifestazione, per voi griffati dalla luna, l'astro della memoria, rievocazioni storiche e celebrazioni emotive sono sempre pane per i vostri denti. Avrete di che parlare e magari anche commuovervi un po'. Finalmente vedrete riscontri tangibili di tutto l'impegno messo in atto in questi mesi. Le stelle vi elargiranno prosperità, fiducia, abbondanza, treni da prendere al volo. Riuscite a trovare la quadratura del cerchio in una delicata mansione che vi era stata assegnata. Urano è il vostro benefattore, se siete nati dal 7 al 14 luglio, assicurandovi una capacità di aggirare i contrasti, con piglio battagliero vincente. Benessere. Un po' giù di squadra, sia sotto il profilo emotivo, sia su quello fisico con lo stomaco delicato e il fegato che oggi fa i capricci. Evidente che lo avete irritato mangiando o bevendo qualcosa che non gli va a genio, ora lui vi bacchetta con una risposta piuttosto urticante. Per aiutare il fegato in questo periodo di vacanze, ecco cosa potresti ingerire: more, pomodori, giovane dente di leone, se riesci a ottenerlo, barbabietole. Vai al mercato del contadino o al negozio di alimentari e fai scorta. Per lei, quando avete bisogno di un consiglio andate a trovare il vostro caro vecchio zio, se non ha avuto figli la figlia prediletta siete voi e farà del suo meglio per instradarvi sul percorso giusto. Non resta che svuotare la mente per fare spazio alle sue parole, sagge e veritiere. Per lui, il vostro capo vi reclama anche in un giorno di ponte, naturalmente tra voi e voi brontolerete, ma non proferirete parola, il mare non scappa, il lavoro sì. Colore delle emozioni, verde acqua. Barometro dell'umore, coperto. Pagellina del giorno. Sentimenti, 6. Attività, 5. Finanze, 6. Benessere, 6. Grazie per aver guardato il video. Se trovi il video interessante e utile, non dimenticare di premere il pulsante mi piace, sarà per me una grande fonte di motivazione per realizzare più video di qualità. Ci vediamo.